Oggi che cosa giochiamo? E oggi pensavamo di fare il gioco dell'assassino. Ce lo spiega Alfonso e aspetta. Certo. Che cos'è che giochiamo oggi? Oggi giochiamo a El Asesino. El Asesino. Sì. Ma si dice nello stesso modo che in italiano? El Asesino. El Asesino. Se juega con los guiños. Si gioca con l'occhiolino. Ah? Come si dice? Io parlo così italiano. Come si dice se è poliziotto? Polizia. Un poliziotto. Un polizia. Un polizia. Sì. Cada uno, ognuno prende, ok, il papiglio di Andrea o una carta di Valentina. Cada uno qui. Vamos. Busca. Busca. Busco. Intento, ora intento a spiegar nell'idioma spagnolo il gioco. È l'assassino con un ghigno può matar cada uno, però se un polizia lo, come si può dire, lo ves, ha perdido. Allora, cosa ne pensi dello spagnolo di Valentina? Penso che Valentina è molto brava, perché solo con una o due lezioni è bravissima. Fluida, come si dice? Fluent. E invece che cosa pensa del suo alunno Andrea Bottegal? Grazie. Andrea, devi fare un sforzo un po' più grande per arrivare al livello di Valentina. E la mia asticella è un pochino bassa. L'assassino si può fare sotto l'ombrellone oppure in movimento. Adesso proviamo la prima soluzione. Se qualcuno ti fa un ghigno, tu sei morto. Quindi devi mostrare che sei morto. Tipo? Poliziotto ha capito, eh? Allora alza la mano. Poliziotto Pietro, assassino è Pietro. Pietro, sei assassino? Confesso. Ha vinto Luca. Bravo. Adesso facciamo la versione dell'assassino in movimento. Sei tu, Gaia!